Samp Village, un appuntamento importante. Quali sono le caratteristiche di questo appuntamento? È cominciato questa settimana ed è la rivoluzione della concezione del mondo del calcio nel nostro paese. Io ho detto a Verona mercoledì che il calcio sembra essere diventato uno sport, cosa che fino adesso non è stata, uno sport al quale possono assistere le famiglie, si può andare allo stadio con i bambini, si può trovare un ambiente di persone che si confrontano senza dover per forza litigare, incontrare degli avversari e non dei nemici. Quello che si respirava fuori dallo stadio di Verona era questo. E credo che la Sampdoria stia facendo un'operazione, io spero altre squadre e seguiranno in Italia, proprio di rivoluzione, il fatto di mischiare le due tifoserie prima all'inizio della partita e dopo, quindi di stemperare le tensioni facendo beneficenza, perché ci sono mille occasioni di intervenire con le associazioni del territorio, e facendo promozione. Noi siamo entrati, e ringrazio l'Unione Calcio Sampdoria di averci dato questa opportunità proprio nel settore promozione, gestiamo per le sei trasferte il desk che porta i prodotti del territorio. Questa settimana a Verona abbiamo portato l'olio e i derivati delle olive, quindi i patè e gli altri prodotti, abbiamo avuto modo di farli degustare e di incontrarci con produttori veronesi. È stata anche un'occasione per me per incontrare il presidente della provincia di Verona, che tra parentesi renderà la visita e capeggerà la delegazione dei produttori veronesi alla partita di ritorno a Genova. Credo che sia un bel modo per cogliere le occasioni da Ligure, già che ci siamo, anche di fare promozione, quindi di utilizzare l'occasione per far conoscere la nostra terra e i nostri prodotti, ma anche per partecipare a una grande operazione di rivoluzione culturale, che è quella che ci consentirà, io spero un giorno, di poter godere di uno spettacolo sportivo senza bisogno di vedere decine di migliaia di carabinieri e poliziotti mobilitati tutte le domeniche.